Radio Esercito presenta Radio Chat. Personaggi famosi ai microfoni di Radio Esercito. Radio Chat. Solo su Radio Esercito. Buongiorno e bentornati qui su Radio Esercito per il nostro momento Radio Chat. Giulia e Ilenia oggi hanno ai microfoni una delle donne che secondo me rappresenta al meglio la canzone italiana, giusto Ilenia? Siamo infatti onorati, veramente onorati e emozionati di averla qui con noi. Nasce in un piccolo paesino in provincia di Reggio Emilia, ma si contraddistingue per una carriera formidabile come cantante, conduttrice televisiva e attrice. È una donna piena di grinta e passionalità, in grado di spaziare tra generi musicali più diversi. Pensate, si è esibita in alcuni dei più prestigiosi teatri internazionali come il Madison Square Garden di New York e il Teatro dell'Opera di Sydney. Ha vinto per 3 volte il Festival di Sanremo, diventando la cantante donna ad essersi aggiudicata per il maggior numero di volte il primo premio. Insomma, debutta anche nel mondo radiofonico a soli 20 anni in una trasmissione di Radio 2. Abbiamo il piacere di avere con noi ai microfoni di Radio Esercito la fantastica Iva Zanicchi. Ciao Iva, come ciao, stai? Benvenuta. Ciao, ma ciao, ma dopo una presentazione così io vi saluto, chiudo e vado, che c'è bisogno di dire altro? Ci abbiamo troppe cose. Sto abbastanza bene, adesso è arrivata l'estate, si spera, sai, no? come dicono tutti, di rilassarci, di serenamente passare un po' di vacanze. È stata brutta, ma forse ne veniamo fuori, no? Da questo momento orribile. Bellissimo orribile il tuo messaggio. Hai ragione. Ecco, la presentazione era piena perché tu nell'arco della tua carriera hai fatto veramente 1000 cose, diventando molto in fretta uno dei volti più importanti, conosciuti e amati dello spettacolo italiano. Ma facciamo un passo indietro. Come ti sei avvicinata a questo mondo? Guarda, io mi sono avvicinata con grande fatica, ho scalato l'Everest praticamente, perché venivo da un piccolissimo paese, come hai detto tu, dove non c'era manco la strada, arrivava la corriera a volte, 2 volte la settimana, capisci che pensare di andare a Sanremo da lì era impossibile. Però poi la fortuna, il destino, la volontà ti aiutano molto. Ecco, io devo dire, citato la radio, che è molto importante, venne allora un famoso presentatore che si chiamava Silvio Gigli, che faceva una trasmissione dove faceva scontrare città contro città, comuni contro comuni, e venne anche vicino al mio paese. Io partecipai dando manforte a una piccola squadra di un paesino di montagna. Inspiegabilmente anche riuscimmo a passare il primo turno, andammo a Reggio Emilia, poi io in rappresentanza di questo paesino andai a Bologna e cantai per radio, che era già una roba che non ti dico. Da lì si aprì uno spiraglio, ma è stata molto dura, ma è meglio così, perché oggi quando tu dici la gavetta, la gente, i ragazzi ti guardano e dicono: ma da dove viene questa, da Marte? Non esiste più. E invece fondamentale, se la devi fare, non dico soffrire la fame come si faceva noi subito dopo la guerra, però voglio dire, le basi forti ci devono essere. Io canto da 60 anni, tanti miei colleghi è lo stesso. Se tu vai a vedere Ornella Vanoni, per un altro verso, perché lei abitava in città, forse era figlia di persone benestanti, io venivo da una famiglia molto modesta, ma prendiamo la Berti, che ha 3 anni meno di me, e anche lei ha lo stesso mio percorso, ha fatto una gavetta incredibile. Allora dopo 60 anni puoi ancora pretendere, forse, di andare in classifica come c'è andata lei, ai primi posti, andare a Sanremo e esserci ancora, grazie a queste basi che hai, dai. Parliamo proprio di basi, perché spulciando un po' il tuo profilo Instagram ho visto che tu, insomma, dai anche consigli su una bella e sana colazione molto molto sostanziosa con 2 uova e tante altre cose. Però voglio tornare indietro parlando di un libro che si intitola Polenta e Castagne, che parla delle tue origini, parla anche del mondo, del modo anche in cui tu vivi, diciamo, vivevi la tua zona. Quindi alla fine la cucina, la lettura, le passeggiate in montagna è anche un altro modo di vedere Iva Zanicchi. Ma guarda, soprattutto il cibo, ma no, non voglio essere volgare, io non sono una che si abbuffa, però credo
credo che una tavola imbandita dove la famiglia si può radunare, gli amici, e poter mangiare assieme sia il momento più bello, il momento sublime della giornata. E poi mangi anche bene, perché l'importante è mangiare bene, non abbuffarsi con robacce come adesso usa. Io capisco voi giovani che avete poco tempo, vi andate surgelati, quello è una rovina. Non perdiamo la nostra bella tradizione. Tu hai parlato del Polenta di Castagna, è stato il mio primo libro, un libro che grazie a Dio ha avuto anche delle recensioni belle, ha avuto anche un premio importante, perché racconta in modo molto semplice come si poteva vivere sull'Appennino tosco-emiliano, quanto hanno sofferto e tribolato le nostre bisnonne con grande dignità, che hanno pensa che questa mia bisnonna ha minacciato il prete l'ha preso per il collo, l'ha attaccato a una parete e gli ha detto: adesso lei deve insegnare a leggere e a scrivere a mio figlio, che era poi mio nonno. Hai capito? Perché avevano una grinta che non ti dico. E quest'uomo spaventatissimo ha insegnato tutto a mio nonno. Perbacco, per dirti, va bene. Quindi abbiamo visto le origini di questa tua grinta, da dove provengono, insomma. Eh sì, provengono da lì. Comunque io scrivo anche libri, amore. Eh sì, ma noi lo sappiamo. Adesso sto scrivendo il mio quarto libro, Non debordo. No, ecco, no, veramente. Si addice precisamente. Senti, dandoti del tu, mi permetto di darti del tu, se per te non c'è problema. Mi fa piacere. Sei la donna che ha vinto più festival di Sanremo. Quindi la domanda esce spontanea: cosa si prova a salire sul palco dell'Ariston, ma soprattutto ad essere la numero uno? No, beh, non la numero uno, no, però voglio dire, allora, e forse anche adesso, ma negli anni, io ho fatto il primo festival, ho partecipato al primo festival del 66 con una canzone molto bella che era La notte dell'addio, molto romantica, va bene. Ma salire su quel palco era una cosa, perché era così emozionante, dico, ma possibile, in fondo cantate dappertutto nei teatri, nelle feste di teatro, con migliaia di persone, perché lì ti giocavi la vita, allora, adesso non più. Allora, se tu non andavi in finale a Sanremo o non andavi bene, minimo, quando proprio ti andava bene, si poteva fermare il tuo lavoro per un anno, non avevi richieste di serate, il cachet ti si abbassava, non ti voleva nessuno, ma davvero. Per cui era una tragedia in quel senso. Se invece andavi bene o se addirittura vincevi, tutti ti volevano. Per cui ecco perché tante persone erano disperate, che adesso con i tempi di oggi dici ma che sciocchezze, ma invece allora era la vita, perché immagina tu che soffri, che triboli, vai a Sanremo, no, la canzone non piace, non vai in finale, nessuno, non hai una serata, nessuno ti richiede, ragazzi, se tu avevi delle grandi qualità e possibilità, se avevi una vocalità importante, vabbè, stavi fermo un anno, poi ti ripresentavi, ma la casa discografica poteva anche dirti: senti bambina o bambino, mi dispiace, anda, vai da altre parti, vai a cercare. E più finivano a suonare nei complessini, perché se uno ama la musica poi non l'abbandona. Eh no, era tragico per quello, oggi no. Ma a Sanremo chi se ne frega, hai mille altri veicoli promozionali che puoi sfruttare. Dai. A proposito di tutti questi Sanremo a cui tu hai partecipato, ma ci racconti qualche dietro le quinte che ti è rimasto particolarmente nel cuore? Ma guarda, dietro le quinte era una specie di fibrillazione, era una specie di, non ridere, era una specie di corsia d'ospedale, perché tu vedevi chi, esempio a me un anno un'infermiera mi ha dovuto fare un'iniezione perché io mi si era paralizzato tutto, non riuscivo più neanche a muovermi. Pensa cosa, io poi ero un emotivo da morire. Io ho visto Modugno, perché io quando ero così spaventata dico: beh, adesso vado a cercare Modugno, che lui, Modugno, aveva già vinto con Nel Blu, dico, lui mi dà conforto, perché, e l'ho trovato che sbatteva la testa contro una parete. Ah, ecco, quindi... E io ho detto, dico, scusa, Domenico, ma che succede, perché? Dice, ho una paura che mi fa... No, dico, ma perché tu, così famoso in tutto il mondo, allora perché ci vieni? E lui mi rispose, proprio per provare questa emozione. Ah.
Quindi sbatteva la testa contro il muro. Delle volte quindi la paura è uno stimolo, no? È una cosa di adrenalina. Certo, noi viviamo di emozioni. Immagina quando canti, io odio cantare in sala di incisione. Vado in sala di incisione, c'è un vetro, un microfono, poi di là c'è un tecnico che non lo vedo neanche, non so che cacchio fa, magari fa le parole crociate, io canto. Io non riesco, io non ho mai reso tantissimo nei dischi, io rendo dal vivo, perché io mi emoziono, quando mi emoziono io, sta certa, parlo per tutti, certo, che emoziono anche il pubblico. Certo. È così. Certo. Bene, quindi parliamo proprio di musica. Nei mesi scorsi è uscito Amore mio malgrado, il tuo ultimo singolo. Come nasce l'idea di questo singolo? Allora, guarda, questo è un singolo che è il primo di una non lunghissima, di una serie di canzoni che sto preparando, alcune le ho già incise, perché a settembre, fine settembre, dovrà uscire questo disco, perché non farò soltanto 3 canzoni tutto nuove, perché a ottobre andranno in onda queste 2 puntate che aspetto da tanto tempo sulla mia vita, dove ci sarà un'orchestra dal vivo, avrò degli ospiti, un corpo di ballo, un grande spettacolo, un grande show. Ti racconti? 2 serate. E beh, no, beh, si può raccontare. Io canterò, ballerò, ballerò. Aspetta, vabbè. Mi farò mezzo tango. Mi trascineranno, penso. Poi racconterò cose in modo leggero, spero anche divertente, la mia vita, i miei incontri, i miei scontri. Avrò degli ospiti, canteremo assieme, ma insomma deve essere ambientato, vorrei, come un grande show, come si facevano una volta, hai capito? Non è una passerella di cantanti sotto uno via l'altro, no. Anche gli ospiti mi auguro e spero di poterli scegliere bene, che loro accettino di venire, perché sarà un momento emozionante, questo sarà. Hai capito, bambina? Come sceglierai questi ospiti? In base a quello che ti hanno lasciato nella vita, immagino, no? No, beh, io vorrò, certo, qualche cantante della mia generazione, adesso non faccio nomi perché non è carino, cioè poi questi dice no e quell'altro no e quell'altro sì, non è carino. Però voglio andare anche a pescare, mi piacerebbe molto, nel laghetto dei giovanissimi, dei giovani. Ah, bello. Perché confrontarti con loro è fantastico. Beh, per loro è un insegnamento. Io lì, guarda, mi baso appunto molto sui miei nipoti, una 18 anni, l'altro 22, e loro lì sono proprio sul pezzo, hai capito? Allora mi sanno indicare, ma poi ce ne sono anche tanti di grande valore. Adesso c'è questo reggaeton, ragazzo, tutte queste musiche qui che va benissimo. Però, sai, quelle che poi rimarranno, anche quelle che cantano questi giovani, guarda caso saranno le canzoni con dentro la melodia, perché noi, quest'Italia nostra, è la patria della melodia, amore, ce l'hanno sempre invidiato in tutto il mondo e noi la calpestiamo? No, è sbagliatissimo. Delitto. Perché tu puoi prendere una bella melodia e vestirla in modo moderno. È giusto, no? Sì, stai dando un bellissimo messaggio. Infatti, proprio, no, ma deve essere così. Sì, proprio su questo io ti volevo chiedere, visto che tu hai fatto radio, hai fatto questa esperienza, allora voglio sapere da te cosa ami della radio e poi come l'hai vista cambiare negli ultimi anni, se ti... Cosa pensi di questo mezzo di comunicazione? Secondo me uno dei Guarda, più belli. Guarda, io te lo dico sinceramente, per me la radio è sempre stata fantasia. La radio, con la radio, tu ascolti la radio e puoi sognare, ti porta davvero più della televisione, ti porta nei luoghi, nei posti, suscita e smuove tutti i sentimenti più profondi, la radio molto più della televisione, perché la fantasia, quando fai lavorare la fantasia, è molto più importante che invece toccare le cose con mano, capisci? Sì. Io adoro la radio, l'ho sempre amata, solo che si è tra... Guarda, in diretta ti posso rispondere a mio marito. Guarda, come stare marito. Con te praticamente. Fausto, Pippi, sono in diretta con la radio. Tu dove sei? Povero Pippi, bravo, finisci poi mi chiami, mi raccomando. Bravo.
chiamalo, chiamalo e ti darà tutto. Dai, ti richiamo tra un po'. Ciao Pippi, ciao ciao amore, ciao ciao. Bene, questo come era mio marito. Come esserci preso un caffè insieme, mi piace questa cosa. No, 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 in un luogo che non vi dico, però lui è un uomo fortissimo e lui è un messaggio molto importante che noi non abbiamo avuto paura a dirlo. Mm-hmm. E lui in questo momento sta facendo la chemioterapia, mm-hmm. Però lui è talmente forte, più forte della, perché lui viene a casa, credi che lui possa star seduto in poltrona? No, non ce la lui fa. Viene a casa, no, va a fare la spesa, va, poi va in giardino, sempre porta, in movimento, fa... bene, no, 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 bisogna no, reagire, fortissimo, bisogna reagire in questo modo, non tutti lo possono fare, certo, però lui la volontà, la grande volontà è quella che ti aiuta, credimi. Mando alle tristezze, parliamo di cosa stavamo parlando. Allora, amore, sì, di niente. Continuiamo questa chiacchierata. Fino adesso abbiamo parlato di tanta musica, però noi ti abbiamo vista anche in veste di opinionista nel programma dell'Isola dei Famosi, anche insieme ai comici in Stasera Tutto è Possibile. Ma quanto ti diverti a vivere questi altri ruoli? Ma guarda, io tendo sempre a divertirmi. Provo sempre il lato leggero in qualsiasi cosa. Tu ti riferisci a quella trasmissione che era ospite di Stefano Di De Martino? De Martino, sì, insieme a Biagio Izzo, ecco, Paolo Antoni, insomma, io, stavi proprio in questo cerchio proprio, di fuoco, guarda, con tutti i comici. Delle ghignate, lì proprio mi sono divertito da morire. Veramente, volevo pagarlo io, alla fine dico, vi pago io, non voglio niente. Proprio perfetto. E l'Isola dei Famosi è un programma molto lungo, e certo, sai, tutto accade nell'isola, se i personaggi che sono nell'isola sono divertenti, accattivanti, allora anche nello studio è più facile. Però c'era un'armonia, devo spendere due parole per Ilaria Blasi, che è una donna veramente una grande professionista, è carinissima, gentile. Sai, io ho detto una cosa che sembra banale, invece per me è una grande qualità. Lei non era mai nervosa, era sempre rilassata, sempre eravamo in diretta, non l'ho mai visto uno scatto con niente. Questo è una grandissima dote che lei ha, perché metteva, rasserenava tutto lo studio. Beh. Poi c'era Zorzi, che è un vulcano, no? Io gli voglio molto bene, perché è un ragazzo giovanissimo che ha delle potenzialità. E se sarà guidato bene, davvero potrà fare molto. Ecco, non deve aver fretta, non deve... Cioè, i limoni non vanno spremuti fino in fondo, bisogna lasciare... Ma io credo molto in lui, è un ragazzo pieno di qualità. Bene, simpatico, allora, divertente. Poi noi... c'è la Lamborghini, vabbè. Che dici? Insomma, tutto un cast comunque giovanile, giovane, ma che ha anche tanto da imparare a chi come te ha fatto anche tanto, no? Io ero la più giovane, io avevo 18 anni, che cazzo. Allora, perfetto. No, io guarda, con i giovani è banale dirlo sempre, perché tutti i vecchi dicono, oh, come mi trovo bene tra i giovani. Io mi trovo bene. Mi trovo benissimo, perché emanano delle onde che mi vengono, che mi arrivano e ringiovanisco anch'io, hai no. capito? Vabbè, se vai con dei vecchi, è logico. Allora, visto che prima tu ci hai detto una cosa di un cantante giovane che a te piace molto, allora io ti dico, ma per caso vuoi dirci te chi è l'autore di questo brano che tra poco ascolteremo insieme, sì, in diretta? No, io ne stimo e ammiro tantissimi, però questo è quello che mi ha colpito maggiormente, queste le ultime sue due canzoni. Non lo so, sono le ultime, ma lui è Diodato, che ha vinto Sanremo con Rumore, che era bellissima. Lui ha una vocalità straordinaria e scrive, ragazzi, in modo che a me piace non poco, ma tantissimo. È come se fosse tra i grandi di un tempo. Questa sua canzone che ha la vita meravigliosa, questa vita dolorosa, madonna, ma è una roba da sballo, me la fate sentire? Ma certo, ma non possiamo dirti di noi, siamo anche ben contente di ascoltarla insieme a te qui in diretta. È anche un modo per salutarci e per ringraziarti di questo tempo che ci hai dedicato, dove ci hai raccontato tanto di te, del tuo passato, del tuo presente e anche dei tuoi progetti futuri. Quindi, è vero. Io, Giulia, insieme a Ilenia, ti ringraziamo di essere stati qua, di essere stata qui ai microfoni di Radio Esercito. Grazie ancora. Io intanto ringrazio Ilenia, ringrazio
Romeo Giulia, se sei tu, ringrazio tutte e due, fanciulline, e tutti i vostri ascoltatori veramente di cuore, ma col grande cuore, viva l'esercito italiano, va bene? E allora con i saluti così veramente emozionanti di Iva Zanicchi, noi ascoltiamoci qui il brano da lei richiesto. Radio Chat, solo su Radio Esercito.